Stamattina, come sapete, già è stata data esecuzione alla misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Cosenza su richiesta della Procura della Repubblica di Cosenza nei confronti di Mignolo Domenico. Mignolo Domenico è imputato del efferato omicidio avvenuto nel marzo di quest'anno in danno di Taranto Antonio. E in questa sede io voglio innanzitutto esprimere il mio più vivo apprezzamento per l'attività svolta dal reparto operativo del Comando Provinciale di Cosenza, un'attività estremamente apprezzabile, svolta con i tradizionali strumenti di investigazione, cioè l'attività che si è... Quando parlo di tradizionali strumenti di investigazione voglio riferirmi innanzitutto a ispezioni fatte sul luogo del crimine nell'immediatezza del fatto, acquisizioni di sommarie informazioni testimoniali che incrociandosi hanno consentito di acquisire tutta una serie di elementi probatori gravi e convergenti a carico del Mignolo, attività di intercettazioni che hanno riscontrato queste dichiarazioni testimoniali, attività di intercettazioni che hanno consentito di acquisire elementi direi decisivi. Altre attività di investigazione sono state nel corso delle indagini una perizia balistica sui reperti rinvenuti sul luogo, due bossoli e un'ogiva rinvenuta sul cadavere del Mignolo. A supporto di tutto questo ingente materiale probatorio, è da dire che sono stati riscontrati questi risultati, questi gravi elementi indiziari, anche da dichiarazioni di due collaboratori di giustizia. Le indagini sono state seguite sin dalle prime battute da due sostituti del mio ufficio, il dottore Antonello Tridico e della dottoressa Donato, e sono state poi, a cui si è aggiunta anche la collega Manzini, il procuratore aggiunto, sin dalla presa di servizio a Cosenza. Ulteriori particolari penso che possa dare la parola alla collega. Sì, grazie. In realtà il procuratore vi ha già illustrato quelle che sono le fonti di prova che sono a fondamento del provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari, quindi ricapitolando intercettazioni, sommarie informazioni, dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, peraltro rese in un momento successivo quando già il quadro probatorio era molto chiaro nella sua consistenza, e consulenze tecniche che hanno consentito di ricostruire esattamente quella che era la dinamica dei fatti così come si è sviluppata. Il giudice per le indagini preliminari, che sposa ovviamente in modo compiuto quella che era la richiesta cautelare dell'ufficio di procura, ricostruisce i fatti sin dal momento in cui, ancor prima dell'evento delittuoso, c'era una preoccupazione che potesse succedere qualche cosa da parte del suocero proprio di Mignolo Domenico. Erano captate le conversazioni di Intrieri Antonio, che ci ha consentito poi successivamente di comprendere come effettivamente potesse essere quella la pista giusta. Direi poi che sulla esecuzione, sui particolari della esecuzione, meglio di me potrà dirvi il comandante del reparto operativo, che ha eseguito poi tutta l'attività ed è arrivato sul luogo del delitto e ha svolto tutte le attività investigative conseguenti. Quindi io passerei la parola al comandante del reparto operativo. Allora, le serie di domande possiamo già rispondere. Il momento non è, come dire, chiarissimo, ma emergono, e questo ve lo possono spiegare meglio, come dire, il comandante del reparto e del nucleo,
emergono sicuramente delle, una forte, come dire, acredine di questo del Mignolo nei confronti, come dire, di quelli che in realtà erano suoi, come dire, amici e sodali, presumibilmente per il fatto che lui in periodi pregressi di detenzione non sia stato adeguatamente sostenuto, ma ripeto, su questo lo dobbiamo dire tra 20 virgolette, perché come hanno detto già i signori magistrati, che ringraziamo per essere qui, è molto chiaro dal punto di vista degli elementi, come dire, che lui abbia sparato, e questo è quello che ci interessa dal punto di vista probatorio. Poi il movente, per carità, noi lo possiamo intuire, perché dalle discussioni che vengono captate si capisce chiaramente che Mignolo era infuriato, e c'è anche un tentativo abbastanza chiaro dei suoi familiari di indurlo alla ragione. Ci sono delle liti che avvengono la sera prima, molto chiare, in discoteca, per cui in pubblico, documentate, e in buona sostanza poi questi, come dire, si ripropongono di vedersi sotto casa, come dire, non finisce qui. Evidentemente poi ci deve essere stato qualche scambio, come dire, di battute a distanza. In un impulso il Mignolo dalla finestra ha esploso questi colpi di pistola. Voi capite bene che probabilmente sono stati esplosi con un revolver, la distanza notevole, per cui è chiaro che lui si è accollato il rischio di colpire chiunque, benché la discussione violenta la sera prima ci fosse stata con altro soggetto rispetto al morto. Voi sapete pure che penalmente questo è ininfluente, nel senso, se io sparo a Mario e colpisco Giuseppe, però il contesto in linea generale è questo qui, quello che noi abbiamo ricostruito. Grazie. Se avete altre domande, se no. È stata individuata anche la persona che in realtà era l'obiettivo di... Sì. Sì, ripeto, dire che era in realtà l'obiettivo di, diciamo che Mignolo ha avuto una discussione con questa persona ed è chiaro che, come dire, probabilmente il suo principale obiettivo fosse questo, ma probabilmente quando Mignolo ha sparato non si è curato minimamente, come dire, ce l'aveva col gruppo, per cui sicuramente ce l'aveva con questa persona in modo particolare, e questo emerge anche da confidenze che lo stesso Mignolo fa ad altri soggetti, tra cui collaboratori, perché uno dei problemi di Mignolo, problemi dal suo punto di vista oggi, è che uno che non è che, come dire, ha tentato di nascondere questo gesto, ma se ne è anche vantato in altre sedi, e, come dire, i collaboratori ci dicono che, voglio dire, hanno percepito che l'obiettivo fosse l'altro. Questo, ecco, su questo, se mi consente di intervenire, effettivamente, come dice il colonnello, però siamo sempre, certo, sulle ipotesi, nel senso, c'era la volontà di uccidere, l'altro soggetto, poi emerge dalle carte il nome, era Bevilacqua Leonardo, ma anche con Taranto Antonio, che è l'effettivo soggetto poi colpito, c'erano stati dei dissapori forti, quindi quale fosse l'esatta volontà in quel momento di Mignolo, insomma, è sì, difficile in questo momento da capire. Sicuramente voleva uccidere e ha ucciso Taranto Antonio, che era soggetto con cui i dissapori c'erano in ogni caso stati, quindi in questa fase abbiamo ancora un po' di incertezza su questo punto. C'era stato un violento alterco all'interno di una discoteca di Rende tra la vittima e, cioè, tra i compagni, tra la vittima e le persone che stavano insieme al Taranto con Mignolo. Mignolo è già in carcere per quali reati? Per associazione mafiosa e per estorsione, in esecuzione credo, quella sì, per estorsione, mentre ancora in fase cautelare per l'associazione mafiosa. Volevo far presente anche un altro aspetto. Molte di queste indagini che sono state condotte a Cosenza negli ultimi anni hanno visto una stretta sinergia tra la procura di Cosenza e la procura distrettuale di Catanzaro. Cito per, non lo so, dall'omicidio Messinetti partirono tutta una serie di indagini che poi passarono per competenza alla procura distrettuale. Anche gli atti intimidatori avvenuti in danno di amministratori di Marano furono indagini iniziate dalla procura di Cosenza
proseguite poi dalla procura di Catanzaro. Cioè c'è in atto una stretta collaborazione tra i due uffici, un continuo scambio di informazioni e di, che portano a ripetute applicazioni da parte dei sostituti della procura di Cosenza alla procura distrettuale di Catanzaro. Una collaborazione che si ha anche ricadute per esempio per quanto riguarda le misure di prevenzione patrimoniali che si vengono e altro. Anche per questa indagine c'è stato subito una stretta collaborazione e una sinergia tra i due uffici. Prima parlava di probabilmente un revolver, quindi l'arma del delitto un calibro 38. Sì. Potrebbe essere un revolver. Che quindi però non è stata... che non è stato trovato, ma se non sbaglio è stato trovato un proiettile a casa del Mignolo. Sì. Ora 38357, perché come voi sapete, come dire, il 357 Magnum e il 38 Special sono identici esteticamente, e un 357 Magnum può sparare anche un 38 Special, per cui noi non sappiamo dire quali di sicuramente il 38 hanno anche le stesse ogive, per cui verosimilmente un calibro 38, un paio di colpi, poi mi pare che sia emerso forse un possibile inceppamento dell'arma. Sì, perché sul luogo del dove è avvenuto il fatto micidiario sono stati repertati due bossoli. Da qui il perito balistico ritiene altamente probabile che si sia potuto verificare un inceppamento dell'arma. Quindi questa inchiesta praticamente si collega a quella Doomsday che condotto poi in maggio, che riguardava proprio il clan Zinner, cioè quella emerge in realtà questo contrasto tra il Mignolo e lo stesso Previato, nei colloqui che ci sono stati in carcere, sono stati intercettati da lì si è in realtà partire per capire quello che poi è avvenuto a marzo. Anche ci sono state anche testimonianze importanti comunque di familiari, per cui sì, come dire, c'è un incrocio molto forte di tutti gli elementi. È una posizione piuttosto difficile quella del Mignolo in questo momento dal punto di vista processuale, per cui da questo punto di vista penso che il lavoro fatto sia stato, come diceva il signor procuratore, completo anche sotto il profilo tecnico, perché anche sul piano balistico è stata fatta un'articolata ricostruzione dal consulente. Non so se vogliamo spiegargli, sì, signor sì, procuratore, sì. Era sorto un piccolo problema, nel senso che la vittima presentava un foro d'ingresso uscita apparentemente incompatibile con la traiettoria alto-basso proveniente dal balcone dell'abitazione. In realtà poi il consulente, con una ricostruzione molto dettagliata, ha potuto dimostrare che come dire, questa traiettoria in realtà si poteva avere appena una persona si inchinava oltre i 20 gradi significa così, nel tentativo di schivare i colpi. Poi quello che è successo è che questo ha iniziato a sparare, tutti si sono istintivamente abbassati come fa chiunque quando sente colpi di pistola, per cui la vittima è stata colpita sostanzialmente mentre era quasi accovacciata, e ovviamente la traiettoria ingresso e uscita risultava invertita, ma invertita per questo motivo, traiettoria d'altro che il proiettile ha percorso dal balcone verso il portone, una traiettoria lunga che dimostra come, voglio dire, questo sia stato anche sfortunato, perché con un revolver non è facile colpire in quel modo, e anche perché il proiettile poi, quando è stato recuperato sostanzialmente nei vestiti della vittima, aveva perso quasi tutto il suo potere cinetico. E da qui, insomma, il consulente ha fatto una ricostruzione molto dettagliata che ovviamente ha completato quello che era un quadro indiziario già estremamente rilevante. Io più di questo sono procuratore, non so. Quante persone più o meno c'erano quella sera sotto casa di... C'erano un po' le stesse persone che erano in discoteca. Bene, se non ci sono altre domande vi ringraziamo e vi offriamo volentieri un caffè.
In sintesi posso dirvi quali sono le fonti di prova a fondamento di questo provvedimento cautelare. Sono state attività di intercettazione, sommarie informazioni, dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, attività compiuta dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti e consulenza balistica. Queste sono le fonti di prova che io le ho sintetizzato. In realtà poi che cosa è successo? La mattina del marzo, del 29 marzo, nella notte del 29 marzo, a seguito di questo omicidio, immediatamente si sono attivate le investigazioni e immediatamente abbiamo in realtà sin da subito operato seguendo questa via, perché delle attività di intercettazioni ci conducevano sostanzialmente verso l'indagato Mignolo Domenico. Le attività poi successive ci hanno consentito di capire che quella che era l'intuizione iniziale era quella corretta, attraverso poi tutta l'acquisizione di ulteriori appunto fonti di prove. Non era una lite in discoteca, c'era un movente che state ipotizzando? Allora, tutto origina, secondo quelle che sono le investigazioni compiute allo Stato fino a questo momento, da una lite avvenuta nella discoteca in cui si trovavano Mignolo Domenico e persone a lui legate anche dal punto di vista parentale e Taranto Antonio con amici suoi. Una lite che poi è degenerata sino a giungere poi al fatto omicidiario che si è verificato in altro luogo, quindi esterno ovviamente alla discoteca, ma vicino all'abitazione dell'indagato. Sicuramente Mignolo Domenico aveva avuto dissapori con Taranto, aveva avuto dissapori anche con altra persona che era presente. Certamente in quel momento c'era la volontà di uccidere quel soggetto o quei soggetti con cui era entrato in contrasto, quindi dire in questo momento che non era Taranto il suo obiettivo, direi che forse sarebbe anche un errore, dobbiamo eventualmente sviluppare poi questo aspetto. Considerate che noi siamo in fase di indagini, quindi gli elementi fino ad ora raccolti ci hanno consentito di dire che allo Stato i gravi indizi di colpevolezza sono a carico di Mignolo Domenico. Poi tutto l'aspetto movente che sta dietro dovrà ancora essere sviluppato in tutti i suoi rivoli diversi. Quello che noi possiamo dirvi e che abbiamo accertato è che c'è stata una lite in discoteca. Che questa lite, quale fosse l'origine reale di questa lite, poi lì vedremo insomma nel prosieguo esattamente. Uno scatto d'ira, forse consideri che c'era stata una lite precedente, quindi non è stato un fatto immediato, è stata una lite in altro luogo, poi l'evento omicidiario che si verifica in luogo differente, quindi uno scatto d'ira mi sembra un po' eccessivo, sicuramente c'è stato qualcosa di pensato e poi messo in atto in un momento successivo. Grazie. Okay, grazie.